L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista con Emiliano, a sostegno ovviamente del governatore uscente Michele Emiliano. Gianfranco Lopane è reduce dall'esperienza di sindaco, 9 anni come primo cittadino di La Terza. E allora si tratta ora di spostare l'attenzione sulla Terza e sull'intera provincia ionica, come dire, in scala regionale. Sono stati anni importanti per l'esperienza amministrativa maturata sul campo, in un periodo in cui la figura del sindaco rappresenta ancora per i cittadini una figura istituzionale a cui far riferimento. Questi 10 anni ci hanno permesso di costruire sulla Terza e intorno alla Terza grandi progettualità che credo potranno avere anche una continuità amministrativa con la prossima amministrazione, ma ritenevamo che il completamento di questo percorso fosse anche quello di dare una prospettiva più ampia alla Terza, al versante occidentale, all'intera provincia di Taranto. È per questo che ho accettato la candidatura offertami da Michele Emiliano nella lista CON, perché riteniamo che in questo momento abbiamo bisogno di guardare al futuro, di continuare a dare alla Puglia quella prospettiva che gli ultimi 15 anni di governo di centrosinistra hanno avuto, cercando di portare avanti delle progettualità che mettano a sistema il territorio, che facciano rete fra i vari comuni. In questo mi sentirò un po' di dare una mano ai miei colleghi sindaci, proprio perché ritengo che lo sviluppo di questa parte di Puglia sia possibile solo e soltanto se costruiamo una nuova comunità, una comunità fatta di tanti campanili che collaborano fra loro su grandi progetti di sistema per il rilancio dell'economia e della socialità del nostro territorio.